Buongiorno amici e amiche del mondo virtuale, siamo ormai alla prima settimana di quarantena, sono passati già 7 giorni, i capelli iniziano a diventare bianchi e la situazione inizia a diventare stressante, non possiamo uscire, però quello che vi ricordo è che questa è l'unica soluzione. Quindi le news sono queste, e cioè che il cane ha cambiato residenza, non vive più nella mia camera da letto, ma vive in salotto. E poi un'altra notizia del mondo casalingo è che le passeggiate dalla mia camera al salotto sono diventate ormai obsolete, quindi ho scelto di passeggiare dalla camera alla cucina. Ebbene sì, perché in quarantena mangiamo tanto, però dobbiamo anche pensare che mangiare troppo non fa bene, non ci fa bene, quindi dobbiamo cercare di contenerci. Però è vero che è difficilissimo. Siamo ormai a 90.000 contagi, abbiamo superato i numeri cinesi e ormai pensiamo che non ne potremo più uscire. Però io sono positivo, rimango positivo e sono sicuro e fiducioso nel nostro governo. Conte ha detto che i provvedimenti presi finora non sono stati sufficientemente restrittivi e quindi adesso non si potrà nemmeno più portare giù il cane. Infatti ci siamo tutti attrezzati con una vasca progettata appositamente per i nostri amici a quattro zampe. Quindi la spesa viene portata ormai soltanto a domicilio da EasyCop, EasyLife. E niente, le notizie del mondo casalingo sono queste. Però io rimango fiducioso perché la fiducia e la positività in questi momenti sono importantissimi, come vi ho già detto. E io sono convinto che tutto questo finirà molto presto e che alla fine di tutto questo potremmo rinascere, come ho anche detto nei miei video precedenti. Perché questa è una grandissima possibilità che il virus ci dà, la possibilità di rinascere, rimediare ai nostri errori, ricominciare da zero. Perché quando tutto questo sarà finito, noi usciremo e saremo proiettati in un mondo completamente nuovo, con possibilità completamente nuove e con nozioni nuove. Insomma, apprezzeremo di più tutto quello che abbiamo e tutto quello che ci circonda, a differenza di prima. Quindi, sono fiducioso nel fatto che l'uomo, nel ricominciare, sarà molto più responsabile, sia con il pianeta e quindi non inquinerà più, sia con la legge, quindi la mafia si ridurrà notevolmente e quindi anche il tasso di criminalità. Insomma, prevedo soltanto le cose positive. Di fatto ci sarà un grandissimo boom economico, come dopo la guerra, perché di fatto anche Mattarella ha detto moltissime volte che questa è peggio di una guerra. Quindi, se dopo la guerra c'è stato il boom economico altissimo, grandissimo, dopo questo diventeremo tutti ricchi e gireremo con la Ferrari. Bene, questo è tutto, vi terrò aggiornati nei prossimi giorni, nei prossimi telegiornali e niente, rimanete positivi, forza Italia, ce la faremo, presto torneremo a riabbracciarci e apprezzeremo molto di più quello che prima facevamo e che adesso non possiamo più fare. Un bacio grande a tutti e un abbraccio virtuale a tutti coloro che mi hanno seguito, grazie.